Torni alla cassaforte e digiti 1, 2, 8, 3 e ti prendi il contenuto. E tu qua hai ottenuto uno spartito musicale, che sono 8. E quindi adesso bisogna andare a cercare gli altri 7. Ok ragazzi, come detto andiamo a prendere tutti gli spartiti. Come avete ben visto dall'intro, il primo era quello della cassaforte. Ovviamente, dovendo dividere il tutorial in due parti, uno per la cassaforte e uno per quanto riguarda gli spartiti, mi è sembrato ovvio il fatto che debba riprendere la parte precedente dal tutorial fatto poco fa. Allora, intanto, uno spartito l'abbiamo già ottenuto, appunto. Il secondo va barattato esattamente come il ricordo dal barattatore. E qua riprendo la stessa cosa che ho detto precedentemente per i ricordi. Sì, arrivo. Che erano importanti i 4 energy drink, perché 3 sono serviti per il ricordo e 1 servirà per lo spartito, quindi l'ultima lattina energizzante se ne va esattamente per questo. Quindi siamo a 2 dei nostri spartiti musicali, che poi andranno consegnati, mi raccomando, ve lo ricorderò anche in fondo, per poter ottenere il trofeo da Mulo D. Il terzo si trova nel nostro bar di fiducia, anche perché è l'unico bar che c'è qui, quindi sti cazzi. Detto proprio, senza veli, e va trovato. Anche se io credo che sia su. Ho la vaga impressione che sia su. Posso fare buca? No, vabbè, bellissimo. Ok, questo non era previsto. Aspetta che un buco. Non è la nera questa. Perché c'è una palla di vetro? Alcune che vanno sotto dal tavolo. No, bellissimo, perché è molto realistica questa cosa. Di solito molte volte quando ci sono questi tipi di fisiche nei giochi, mica che buca che ho fatto, le palle stanno ferme. Cioè tu puoi anche tirare le bombe sul tavolo e le palle stanno ferme. Comunque, a parte tutto, siamo alla ricerca dello spartito ed eccolo qui. È il numero 5. Quindi quello del bar è fatto. Dobbiamo tornare a casa di Elliot adesso, perché uno sta lì e non sarà l'ultima volta che andiamo a casa di Elliot, ma questa volta ho imparato la strada e come sempre bussiamo. Tic 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 tic. Grazie. Andiamo su, credo. No, aspetta. No, andiamo su niente. Vieni. Riaprimi, no. Ah. Guarda che si siede. Si rialza e ci apre. Ok, siamo a metà spartiti, ragazzi. Ne mancano esattamente 4. Allora, adesso io farei un colpo di mano e andrei a prendere quello, l'unico che si trova. Tutto bene, Fra? L'unico che si trova all'aperto, insomma, dicevo. Perché, come avete visto, tutti gli altri si trovano in ambienti chiusi, e anche gli ultimi 3 che poi andremo a prendere, e si trovano uno nell'appartamento di Momo, uno nell'appartamento di Clementine e l'altro nell'appartamento di non mi ricordo chi è, comunque quello dove c'è la biblioteca, che tanto poi dovremo tornarci per prendere i taccuini. Quando faremo il tutorial dei taccuini torneremo in tutti questi posti. Anyway, questo è lo spartito 2 di 8, e quello dei tetti è fatto e mancano 3. Uno è a casa di Momo. A questo punto, dato che siamo qua, ragazzi, l'appartamento di Momo è quello.
e non ci vuole veramente niente ad arrivarci, quindi. Sì, però salta a modo. Tic, tac, tic, tac. Scusami, Momo, buonasera. Ci siamo già presentati. Va solo trovato. Non è qui. Ma il bello è che raggiungere le località è anche semplice. Il problema è poi trovarli. Questo è il bello. Che poi è bello perché quando c'eravamo stati prima, io l'avevo visto. E quello è il problema, è che l'avevo visto. Magari se non mi uccidessi. Che c'è sta ring light del cazzo davanti a me, che proprio mi blasta. Questa è la radio che ho acceso io. Dovrebbe star qua dentro a questo punto. Yes, spartito uno di 8. E adesso andiamo a prendere gli altri due. Uno, appunto, è alla biblioteca, l'altro è a casa di Clementine. E trick e track e tiririrà, trick e track e tirirà. Allora, questo dovrebbe essere l'appartamento di Clementine, se non vado errato. Yes, allora. Attenzione a non prendere il taccuino, perché, ripeto, sarà una cosa di cui ci occuperemo più avanti. E ci prendiamo soltanto lo spartito. 5 di 8 è andato. Ne rimane uno che sta alla biblioteca, che dovrebbe essere qui laggiù, scusate, vicino dove abbiamo preso l'energy drink. Nine. Aspetta, zio. Tu. Ecco la biblioteca. È più che altro è un posto dove la carta non manca. E adesso, ragazzi, va trovato. Guardi che stia qui, non è lui. Ecco, nel mentre ho ottenuto le chiavi della cassaforte. Va bene, salverò questo per quando andremo a prendere i taccuini. Ok. Ecco, questa cosa non la volevo fare e l'ho fatta, va bene. Va bene. Può darsi che stia nel centro, forse. C'è un pianoforte, appunto. Ok. Ora che ho realizzato il fatto che c'è un pianoforte, lo spartito non può che stare lì. Ok, tutti gli spartiti, ragazzi, li abbiamo raccolti. Se andiamo a vedere l'inventario, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sì, sono loro. Non messi in ordine, ma efficaci. E li andiamo a consegnare a questa specie di chitarrista per ottenere il trofeino. Bellino. Eccola qui. Chitarra mancina, però no, Intanto uno. A sparito leggibile, perfetto. È un taccuino. No, non è un taccuino.
piace aspettare che le suoni tutte adesso. Questione di fili. No. No, non è vero, non l'ha detto davvero. Sembra la sigla di SpongeBob, raga. Poi suonare la chitarra con tre dita deve essere tosto. Questione di fili. Questione di fili. La 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 la. Ok. Ce l'ho. Credo che basti miagolare, forse. Dai, ne mancano solo sei. Gli indomani. Puoi smettere di suonare, per favore? No, non smette se miagoli. Non c'è l'opzione pisciali su una gamba? No, non c'è neanche quella, quindi c'è da aspettare. Beh, 44 note, se le fai a 180 bpm potrebbe durare 10 secondi la canzone. Diciamo che la mano non dava tanto a tempo con quello che si sentiva. Dai, siamo a metà, raga. Andiamo dal fondo questa volta. Ok, ne mancano tre. Bada del robot solitario, questo è triste, dai. Ok, andiamo avanti, ne mancano due.
Petit Vals. Praticamente siamo a un quarto d'ora di video quasi, praticamente 10 minuti passati a consegnare le canzoni. L'ultima. Grazie, lo so. Grazie. Trofeo guadagnato. Argento. Miaolo Dio. Calma, olio freddo. No, non può distruggermi così. Ci vuole calma e olio freddo, no. Sembra più never gonna give you up, never gonna let you down. Sembra più quello. Beh, però volendo me ne potrei andare, perché tanto io ho consegnato tutto, quindi ciao. A posto.